Grazie Presidente, ma riprendiamo oggi una discussione lasciata a metà durante l'ultima seduta. Parliamo naturalmente degli esuberi, o meglio dei non più esuberi, dei lavoratori di Bologna Fiere. Ecco, nonostante il Movimento 5 Stelle avesse chiesto una trattazione urgente in via prioritaria di questa tematica così sensibile, il Partito Democratico ha preferito negarci questa possibilità. Pertanto ci siamo ritrovati a discutere, ad iniziare la discussione su questo tema a 5 minuti dalla fine dell'ultima assemblea. Lo dico perché l'atteggiamento da parte della maggioranza, a differenza di quanto scrivete nella nuova risoluzione sostitutiva, è stato semplicemente quello di attendere passivamente lo svolgersi degli eventi, senza mai chiedere un impegno concreto, serio e urgente alla Giunta, soprattutto a fronte di una misura così profondamente ingiusta nei confronti dei lavoratori. Allora, ad oggi ci troviamo a discutere due testi che, se non avesse presentato il testo sostitutivo, erano più o meno superati. Anche noi abbiamo presentato degli emendamenti per aggiornare le nostre risoluzioni, però quello che rimane è sostanzialmente un'occasione persa da parte del PD. Perché, bisogna dirlo, se gli esuberi sono stati ritirati non è sicuramente grazie a questa Assemblea, ma è sicuramente grazie alla caparbietà dei lavoratori e grazie a chi in quest'Aula è intervenuto per sollecitare puntualmente ogni volta la Giunta a prendere una posizione. Vi devo ricordare per caso le audizioni col Presidente Boni? Se volete vi ricordo anche tutti gli accessi agli atti che abbiamo fatto e che ci sono stati negati. Parliamo delle consulenze, parliamo dei verbali del CDA, parliamo del fatto che su questa questione non c'è assoluta trasparenza. Sicuramente il fatto però di essere arrivati al ritiro degli esuberi è un risultato, noi non ci mettiamo il cuore in pace, diciamo, lascia un po' perplessi il fatto però che in questa regione ci sia un Presidente che non manca mai occasione di ricordarci che per il lavoro non dorme, e sulla questione fiera possiamo dire che ha dormito sonni beati, perché non si è sentito fino a una settimana fa. Quindi, dicevo, noi non ci metteremo il cuore in pace sicuramente, sappiamo che la questione dei lavoratori non finisce qui, sappiamo che sul tavolo ci sono tanti altri temi che andranno in discussione, parliamo della riqualificazione del quartiere, parliamo del bilancio, dello statuto, parliamo delle quote della fiera, della questione Bari Levante. A me dispiace che oggi non ci sia l'assessore Costi, però io avrei piacere che venisse una volta tanto in commissione ad informare i consiglieri di quello che sta succedendo e ad informare questa Assemblea rispetto agli indirizzi e alle intenzioni di questa Giunta. Non è possibile non avere trasparenza, non è possibile dover leggere ogni giorno sui giornali quello che sta succedendo sulla fiera, con dichiarazioni che magari vengono ritrattate il giorno dopo. Quindi io, non appena avrò occasione, presenterò un atto per chiedere un'informativa, perché è giusto che, che noi consiglieri possiamo essere informati, essere resi edotti delle intenzioni di questa Giunta, perché in questo momento sull'affare fiera trasparenza non c'è, nonostante quello che ci raccontate. Per quanto riguarda le risoluzioni, la nuova risoluzione presentata dal Partito Democratico non cambia di una virgola rispetto a quello alla risoluzione vecchia, è un atto di autoassoluzione. Non è possibile che all'interno di queste risoluzioni non si dica mai del perché siamo arrivati a un buco di bilancio di 9 milioni di euro. È chiaro che noi una risoluzione di questo tipo non la possiamo votare. Sappiamo benissimo che il merito del ritiro dei licenziamenti non è del PD, che, come ricordava il collega Marchetti, ha eletto i presidenti di Bologna Fiere e che è politicamente responsabile di anni di mala gestione. Non prendeteci in giro e non prendete in giro i lavoratori. Noi questa risoluzione non la voteremo.